Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, quando la folla vide che il Signore Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: Rabbi, quando sei venuto qua? Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Allora gli dissero: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Ci troviamo dopo il segno della moltiplicazione dei pani, dove Gesù ha sfamato la folla partendo da 5 pani e 2 pesci, e vorrei che provassimo a sentirci parte di questa folla, che a un certo punto scopre che Gesù non è lì con loro e sale sulla barca alla ricerca di Gesù. La caratteristica di questa folla è cercare Gesù. Ma dove lo trova? Dove si fa trovare Gesù? Ecco, lo trovano di là dal mare. C'è un mare da attraversare per trovare Gesù. C'è un cercare Gesù che ci chiede di salire sulla barca per attraversare il mare. E allora, cosa potrà mai essere questo mare da attraversare per trovare Gesù? Il mare rappresenta tutto ciò che ci impedisce di trovare Gesù, tutto ciò che crea distanza con Gesù. E non è facile identificare cosa possa rappresentare questo mare. Credo che ciascuno ha il suo. Ciascuno, nella ricerca di Gesù, è chiamato ad attraversare il mare. Per qualcuno potrebbe essere abbandonare certi stili di vita, per qualche altro potrebbe essere convertire un proprio modo di pensare la vita, per altri potrebbe voler dire riconciliarsi con una storia che lo rende diffidente nei confronti di Dio. Ecco, c'è un mare da attraversare per trovare Gesù. Oggi è anche la giornata del seminario. Tanti giovani che iniziano questo cammino di formazione all'interno del seminario hanno attraversato il loro mare. C'è un mare da attraversare per prendere in considerazione l'idea di potersi far prete, di accogliere il dono del ministero. Ecco, c'è un mare che ciascuno di noi è chiamato ad attraversare, ma almeno possiamo allora raccogliere questa domanda: quale mare dobbiamo attraversare per trovare Gesù? Ma potremmo anche chiederci: come si fa ad attraversare il mare? Devono salire sulla barca. E allora ho provato a pensare che questa barca è la Chiesa.
È la Chiesa che può aiutarci ad attraversare questo mare per appunto trovare Gesù. È la Chiesa, appunto la barca della Chiesa, che è chiamata a portarci a Gesù. È vero a volte che questa barca, che è la Chiesa, può avere magari delle vele un po' squarciate, qualche albero maestro un po' rotto, e quindi sembrarci inaffidabile. Per questo rischiamo di non salirci sopra, di rimanere ancorati alla riva, ad ascoltare il fragore del mare, più che il desiderio di cercare Gesù. O a volte diciamo, credo in Gesù, ma non credo la Chiesa. Ma in realtà è la Chiesa, è la barca che ti porta a Gesù. Ecco, la forza di salire su una barca, che può sembrare un po' scassata, è il fatto che si vuole trovare Gesù. Quindi la domanda che mette in moto il tutto è: perché cercano Gesù? Se il mare, la barca, possono rischiare di frenare questa ricerca di Gesù, dobbiamo andare a vedere dove invece può nascere la forza di questa ricerca, chiedendoci perché cercano Gesù. E a questa domanda risponde Gesù stesso quando lo trovano. Dice, Gesù svela l'intenzione della loro ricerca dicendo: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Quasi a dire che lui è di più del panettiere che sazia la fame dello stomaco, ma è segno di colui che può saziare una fame più grande, la fame di pienezza di vita, la fame di un senso per la vita, la fame di chi non vuole sciupare la vita, di chi non vuole buttarla via. L'umanità di Gesù è quel segno che ci indica il volto di un Dio che può saziare una fame più profonda, la fame del non voler sciupare la vita. E loro erano abituati a fermarsi appunto al panettiere, perché poi dicono: chi ci ha dato il pane del cielo è Mosè. E Gesù dice: ma no, chi ha dato il pane del cielo non è Mosè, è Dio. Anche Mosè è segno di un pane più grande. Potremmo chiederci allora: quale aspetto dell'umanità di Gesù ci affascina? Perché ciò che ci affascina dell'umanità di Gesù è segno di quel Dio che sazia la fame di pienezza di vita. Ecco, dovrebbe essere questo tratto dell'umanità di Gesù a farci attraversare il mare e salire su una barca scassata per andare da Lui. Ecco, vorrei che questa sera ciascuno tornasse a casa con questa domanda: ma che cosa mi piace di Gesù di Nazaret? Che cosa mi affascina di questo Gesù? Perché se c'è qualcosa che ci affascina di questo Gesù, allora siamo disposti a stare sulla barca della Chiesa e ad attraversare quel mare che ci tiene lontani da Gesù stesso. Ecco, allora ciascuno provi a rispondere a questa domanda: che cosa mi affascina di Gesù di Nazaret?